Salve a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Abbiamo in studio l'onorevole senatore Cuomo, discuteremo stasera di città metropolitana. Dopo il giro di interviste con i sindaci, stiamo intervistando i parlamentari, gli onorevoli senatori, perché vorremmo capire a che punto è questa discussione e soprattutto la cosa che ci preme di più, sapere se effettivamente questa riforma cambierà l'assetto degli enti locali oppure se stiamo parlando di una riforma che ha qualche problema, come è già stato detto da qualcuno. Per spiegare bene a chi ci guarda e a chi ci ascolta, dobbiamo prima di tutto dire che un primo tentativo di abolire le province è stato fatto nel governo Monti, adesso non ricordo male il periodo, ma credo all'interno del decreto Salva Italia, c'era una norma che di fatto aboliva le province, che fu dichiarata incostituzionale perché essendo le province contenute tra gli enti, credo al secondo posto dopo i comuni, nel dettato costituzionale, ovviamente c'è stato un rilievo di incostituzionalità rispetto a quella norma. Ed era una norma già molto osteggiata dall'UPI all'epoca, che è l'una delle province italiane, e devo dire simmetricamente anche contestata dal sistema delle autonomie locali, inteso come comuni, cioè dall'ANCI, e in particolare dai sindaci, perché oggettivamente era una norma che cancellava totalmente, aboliva totalmente le province. Questo DDL invece non abolisce le province, in qualche modo le, tra virgolette, le riordina, ne riordina le funzioni. Qualcuno dice svuota. Ne riordina le funzioni, insomma. Siccome ho svolto la funzione di sindaco per molti anni, è bene che con chiarezza spieghiamo un po' di cose. Così esprimerò anche la mia opinione. Al momento, diciamo, il provvedimento è passato all'esame solamente della Camera, di una delle due Camere. Noi abbiamo ancora un sistema bicamerale perfetto. Al Senato non è ancora, diciamo, giunto, né in sede, diciamo, di commissione, e neanche in sede di aula. Quindi i contenuti e le eventuali modifiche rispetto al dibattito che ci sarà certamente in Senato ancora, diciamo, non hanno preso una direzione rispetto alla quale quindi mi sento di esprimere una valutazione. Io esprimo una valutazione per quello che ho visto come sindaco. Io credo che le province abbiano delle loro funzioni, sono un tipico ente intermedio che in qualche modo, insomma, accorcia, annoda il territorio. Poi c'è chi usa termini aria vasta, insomma, dietro questi temi, l'area metropolitana, insomma, lei che è più o meno alla mia stessa stagione dal punto di vista anagrafico, ricorderà che con la 142 bisognava fare una serie di riforme che sono rimaste tutte e due, la 142 del 90. E ovviamente questo decreto, questo disegno di legge in verità, più che decreto, riordina le funzioni. O c'è chi dice che le svuota, c'è chi pensa che le ottimizza. Io sono contrario alle riforme che in qualche modo pensano di realizzare un risparmio, insomma, perché normalmente chi parte per risparmiare poi spende di soldi sempre di più. Io invece sono dell'idea che molte delle funzioni che vengono fatte dalle province, secondo me, sono delle inutili, diciamo, forme di burocrazia e di duplicazione. Faccio un esempio. L'urbanistica, insomma, significato avrebbe dover mandare un piano regolatore, un PUC comunale all'attenzione prima della provincia, che è una prima, diciamo, valutazione, e poi successivamente della regione. Il fatto che ci debbano essere delle compatibilità urbanistiche con dei piani di coordinamento provinciale o dei piani territoriali regionali, insomma, sono insite negli strumenti e anche nelle valutazioni che debbono fare i singoli comuni. Non c'è bisogno di fare 20 enti che fanno tutti e 20 la stessa cosa. Ci sono invece delle funzioni, per esempio, che sono fondamentali per la vita dei cittadini e che io, insomma, ho difficoltà a immaginare che possano passare tamblé in maniera così Quindi ne fa molto una questione automatica. sostanzialmente di funzionalità e di. Io cerco sempre di mettermi, diciamo, dal punto di vista non demagogicamente, Però ma lo del sa che la riforma cittadino. è partita Allora, dalla spending review e sì, ma dall'idea perciò di le ho detto prima risparmiare in 7 premessa, tutte le volte miliardi. che si fa una riforma per risparmiare, insomma, si va nel rubro. Anche perché la Corte dei Conti ha detto Le che forse non si riforme, risparmia. ma no, le riforme vanno fatte non per risparmiare, normalmente per ottimizzare, e se è necessario investire, bisogna pure investire. Perfetto. Allora, problema. Vediamo i problemi, diciamo, di quelli che i nostri cittadini vivono ogni giorno. Le scuole. Allora, noi abbiamo al momento una competenza che le scuole elementari
e medie, le competenze sono in capo ai comuni. Quindi la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria è tutta di competenza dei comuni. Mentre le scuole, diciamo, superiori, quindi licei, le ragionerie, insomma, istituti tecnici, tutte le scuole, diciamo, dopo le scuole medie, sono di competenza delle province. Immaginare che dalla sera alla mattina ci sia un passaggio innaturale di queste competenze, che devo dire, insomma, non me ne vorrà la provincia, non mi riferisco a quella di Napoli in particolare, ma in generale, devo dire che la provincia, essendo un ente molto centrale, senza uffici periferici, zonali, e molte volte ci sono delle carenze proprio nell'attenzione. E quindi, insomma, uno dei problemi che vedo è questa competenza, per esempio, sulla manutenzione delle scuole, dove oggettivamente c'è un problema di risorse, di know-how e di tutta una serie di questioni. Altro tema che a noi è molto caro in Campania, il tema dei rifiuti. Cioè, io penso, per esempio, che una provincia dovrebbe per legge gestire il sistema, diciamo, intermedio dei rifiuti. Del resto attualmente è stata confermata di nuovo la provincia. Per le città che fanno la differenza. A 6 mesi dal Io sono stato uno di quelli che ha insistito perché fosse prorogata in capo alle province questa competenza della gestione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Perché? Perché immaginare che un comune possa gestire i rifiuti anche degli altri comuni in senso impiantistico, diciamo, come dire, non voglio dire una parola forte, cioè una follia, però insomma è una cosa difficile da realizzare. Ecco, e devo dire, lo dice un sindaco che nella sua realtà è riuscito comunque ad ottenere risultati interessanti, anzi straordinari, se ricordo bene. No? La ringrazio del complimento. Insomma, noi a Portici avevamo e abbiamo ancora un sistema di raccolta differenziata porta a porta che oscillavamo, insomma, fino al 2012 percentuali intorno al 65%. Non me lo chiedo adesso perché sinceramente non vado più a controllare, non faccio il sindaco da un po' di tempo. E quindi, per esempio, ecco, questo è un tema sul quale, insomma, che cosa pensa il DDL del Rio? Fondamentalmente sposta completamente l'assetto istituzionale dell'ente. Cioè, quindi non è più un ente composto dal consiglio provinciale eletto direttamente dai cittadini, ma è un consiglio provinciale eletto dagli eletti, cioè i sindaci dei 92 comuni della provincia di Napoli eleggeranno i propri rappresentanti, secondo questo DDL, eleggeranno i propri rappresentanti. Poi c'è il tema della città metropolitana, ovviamente questo tema è chiaro, la città metropolitana è in capo al comune capoluogo, ma non è il comune capoluogo, ecco, è un concetto molto più ampio. Però su questo io la domanda gliela devo fare. Però io non mi sottraggo alla domanda, mi faccia solo completare. Il problema è che anche io vedo è che allargando, diciamo, il bacino dell'ente, cioè facendo della città di Napoli e facendo oltre la città di Napoli, che sarà comune come tutti gli altri comuni d'Italia e come i 92 comuni, che noi dobbiamo spiegare qua, non è che si eliminano i comuni. Certo, non è così. La città metropolitana è un ente diverso. Ecco, io su questo, per esempio, esprimo dei dubbi, cioè non so se la città metropolitana debba essere, diciamo, un ente in cui ci sia il presidente della città metropolitana o il sindaco della città metropolitana. Io, per esempio, sarei per l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana. Quindi lei si aspetta che al Senato si possa ridiscutere su questa decisione di assegnare al sindaco del comune capoluogo fino al 2017? Là c'è un problema statutario. C'era un problema statutario e proprio la provincia di Napoli era uno degli enti, insieme al comune di Napoli e gli altri comuni, che dovevano fare lo statuto. Me ne sono occupata, per esempio, non l'hanno fatto. E quindi, nella carenza, diciamo, in assenza di uno statuto, ovviamente c'è una sorta, diciamo, di meccanismo automatico. Io esprimo la mia opinione, insomma. Io ritengo che il sindaco della città metropolitana debba essere eletto direttamente dai cittadini con un'elezione diretta. Soprattutto in realtà dove il comune capoluogo rappresenta meno di un terzo dell'intera popolazione. Perfetto. Poi, e dove, le devo dire un'altra cosa, cioè noi abbiamo 50 sindaci della hanno già detto che non... E questo, diciamo, aiuta ancora di più a immaginare che la mia opinione possa essere prevalente nell'idea dei rappresentanti istituzionali. Cioè lei da sindaco l'avrebbe accettato una cosa del genere? No, ma io già lo dissi da presidente dell'ANCI regionale, che mi sembrava la cosa, e tra l'altro lo dissi anche... Indipendentemente da chi è il sindaco. Lo disse anche il mio partito all'epoca, insomma, io credo che le discussioni sugli statuti e sui modelli
di riforma non vanno fatte in funzione delle persone che in quel momento detengono la carica, perché insomma, certo. Altrimenti è come se un sindaco pensa di fare una delibera immaginando che rimane per tutta la vita. No, le Perfetto. Delibere vengono fatte perché si immagina di fare, gli atti vengono prodotti, le leggi vengono fatte perché si immagina di fare di dare un beneficio in mezzo. Armice, perché io da questo punto di vista esprimo un'opinione, un concetto. Insomma, me queste riforme fatte così non mi convincono, cioè, continuo a essere dell'idea che andrebbe fatta una riforma complessiva delle autonomie in cui riscriviamo la norma e che in capo ai comuni ci sono una serie di funzioni, in capo alle province elette diciamo come organi di secondo livello, quindi non più l'elezione diretta dei consiglieri del consiglio provinciale, non più la funzione di una giunta, insomma, poi studiamo meglio, anche se non dobbiamo ingannare i cittadini, è un problema, come dire, anche di incarichi istituzionali che oggettivamente hanno il loro costo, ma credo che i problemi dei risparmi del paese non vadano solo da fare in questa direzione, altrimenti diamo un messaggio per certi aspetti distorto. Così come le funzioni delle regioni, perché le regioni dovrebbero delegare, cosa che non hanno fatto storicamente. Noi siamo passati da un centralismo dello Stato a un centralismo regionale. Perfetto. E quindi da questo punto di vista io sono un fermo sostenitore che la riforma non va fatta per risparmiare, la riforma va fatta per riordinare, quindi per organizzare meglio i servizi. Ne dico un altro esempio, i trasporti. Noi abbiamo ancora uno spezzatino sui trasporti che secondo me è assolutamente sbagliato. Non possiamo tenere la regione che organizza il trasporto è regionale proprio per definizione, non possiamo immaginare che il trasporto pubblico locale, la provincia si fa il suo, la regione si fa il suo e i singoli comuni magari si organizzano pure le navette loro. Insomma, la cosa, in un territorio, lei mi diceva, una popolazione vive nella città di Napoli. Due terzi della popolazione vivono nelle città della provincia di Napoli. È chiaro che non è immaginabile che ognuno si organizza praticamente il trasporto, tra l'altro senza soluzioni di continuità. Aversa è in provincia di Caserta ed è la sede del Tribunale Napoli Nord. Quindi questo ci lascia in mano che livello di contiguità. C'è un marciapiede di Aversa e il marciapiede di Caivano. Si guardano di rimpetto. Quindi una è provincia di Caserta e una provincia. Quindi sta dicendo che c'è anche una questione relativa a l'entità della provincia, perché immaginare che la provincia coincide dopo 90 anni con l'antica provincia di Napoli sono 3 milioni, ma tra l'altro non so se lei ricorda, ma quando fu fatta l'abolizione delle province c'erano dei parametri connessi al numero dell'estensione territoriale, al numero degli abitanti. Noi entravamo solo insomma, addirittura si stava abitanti. Ragionando all'epoca di comuni che potevano passare da una provincia all'altra. Noi non dobbiamo fare pasticci. Quindi, senatore, per capirci, lei ritiene che al Senato, quando si aprirà la discussione tra commissione e cose, ci sono ancora margini per apportare modifiche a questo provvedimento? Guardi, io sono abituato a prendere impegni rispetto a cose che poi insomma, non sono in grado di rispettare, ma sono abituato a dire quel che penso e a fare quel che dico. Io penso che questo tipo di impostazione possa essere Perfetto. Un'impostazione sulla quale lavorare. Perfetto. Cioè l'idea che ci sia un ente di secondo livello può essere una strada, perché non diciamo che hanno abolito le province, non è vero. Stanno fondamentalmente riscrivendo le funzioni delle province. Le cose che ho detto le penso, quindi cercherò di farle, ovviamente consultandomi, insomma, tenga conto che il presidente della provincia di Torino, il presidente dell'UPI, Saitta sta sostenendo una posizione molto dura su questi temi, argomentata. Tenga conto che le grandi città. Un po' da sacalista ci diceva. No, tenga conto le città metropolitane, cioè noi parliamo, per esempio, una provincia come quella di Napoli, 3 milioni e mezzo di abitanti, è molto diversa dalla provincia di 500.000 abitanti, dove il sistema dei comuni magari è un sistema di piccoli comuni. Ed è completamente dove diverso. Forse non è manco città metropolitana. È dove non c'è la città metropolitana. Insomma, noi abbiamo anche questa. Io dico, la città metropolitana può essere anche diciamolo ai cittadini, può essere anche un'occasione. Può essere anche un'occasione. Poi i protagonisti di far diventare una riforma un'occasione sono i rappresentanti istituzionali, le risorse umane che sono all'interno degli enti. Cioè noi dobbiamo evitare di fare delle resistenze sterili e dobbiamo discutere dei contenuti. Io, certo. Però il principio di questa riforma fondamentalmente e il principio di tutte le riforme, e le dico pure con l'elezione di Renzi segretario del PD si accentuerà ancora di più questo sistema, si tende a voler sempre di più rimarcare un concetto che il cittadino deve comprendere fino in fondo. Il comune è l'ente più prossimo al cittadino. E quindi si tende a dare quanto più funzioni possibili al comune, nel senso di responsabilizzare per evitare le lungaggini. Poi ci sono alcuni temi,
Io, per esempio, le dico la verità, le scuole superiori, ho difficoltà a immaginare che è un sistema un po' più misto, no? Cioè, non è immaginabile che il sindaco deve scrivere 40 volte a una sostanzialmente provincia. Occorre una riflessione maggiore. Io penso che dobbiamo discutere dell'assetto istituzionale, lei molto bene lo ha introdotto l'argomento, ma anche dei contenuti. Ci cioè, dobbiamo capire anche le cose che rimangono in capo alle province. Le funzioni. Le funzioni. Secondo me al cittadino penso che interessi molto di più, insomma, chi fa funzionare le cose e a chi tocca la responsabilità di farle piuttosto funzionare, che come si elegge, anziché come si eleggono i consiglieri provinciali, cioè, insomma, che poi sarà pure interessante, ma io penso che da questo punto di vista dobbiamo muoverci in questo tipo di logica. Perfetto, io la ringrazio. Grazie. A lei.